Eric, il progetto Coding Girl atterra anche all'Università di Trieste, perché hai fortemente voluto questo progetto nel tuo Ateneo? Beh, l'ho fortemente voluto come membro del Dipartimento di Ingegneria e Architettura perché questo è nella missione di questo Ateneo. In particolare abbiamo la necessità di fare orientamento presso i giovani delle scuole superiori e abbiamo la necessità di divulgare la conoscenza. In particolare in questo caso quello che vogliamo divulgare è la conoscenza dell'informatica ed in particolare degli aspetti non tecnologici dell'informatica. Qui si parla di programmazione, ma sarebbe più corretto parlare di pensiero computazionale, quindi coding come l'espressione di esercizio del pensiero computazionale. Poi l'aspetto che ci sta particolarmente a cuore è quello di cercare di ridurre le differenze di genere nell'ambito delle materie che sono il cuore delle nostre attività, quindi l'ingegneria informatica in particolare. Abbiamo a tutt'oggi, rileviamo che c'è una differenza di genere nel numero degli iscritti e delle iscritte, ma speriamo che aumentando proprio presso le ragazze delle superiori la coscienza del fatto che questa materia non è ovviamente limitata ai ragazzi, questo abbia in futuro un risultato nel ristabilire l'equilibrio nel numero di iscritti e iscritte nei nostri corsi di laurea.